Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre onnipotente, che ha risuscitato dai morti il Cristo tuo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per i fratelli che hanno fatto parte della nostra famiglia religiosa e che il Signore ha chiamati a sé, perché siano ammessi nella gioia e nella luce dei santi, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per le anime dei nostri parenti e tutti coloro che ci hanno fatto del bene, perché il Signore conceda il premio alle loro fatiche, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i fedeli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, perché il Signore li accolga nella luce del suo volto, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i nostri fratelli che sono nel dolore, perché il Signore li aiuti e li consoli, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per noi qui raccolti nella fede di Cristo, perché il Signore ci riunisca nel suo regno glorioso, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. In silenzio ricordiamo i nostri cari defunti. In modo particolare vogliamo ricordare la nonna di Francesco Scialpi. E ricordiamo anche i nostri vivi, anzitutto i nostri cari confratelli che festeggiano oggi. Fra Claudio, il suo onomastico, e fra Roger, il suo compleanno. E portiamo sull'altare tutte le altre intenzioni di preghiere che portiamo nel nostro cuore. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La Tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della Tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Pagina 37. Mia madre, chi è mio fratello, chi custodisce ogni mia parola?
sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga a chi è fedele alla Tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra, per costruirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e della morte, e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati della speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti nella luce del tuo voto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver fatto la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli San Francesco e tutti i Santi, che ogni tempo furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è regno, la tua potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io non sarò salvato. Thank you.
Pagina 46. 45, pagina 45. Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che desideriamo sempre questo cibo che dona la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e andiamo in pace. E andiamo grazie a Dio.